noi neanche l'altra curatrice e organizzatrice di Germanica, vale a dire la dottoressa Roberta Cano. Quindi Alessandro Cavalli mi ha pregato di sostituirlo. Io sono Realino Marra, docente di filosofia del diritto, di sociologia del diritto presso l'Ateneo Genovese, e sostituisco Alessandro, devo dire, con grande piacere. Abbiamo questa sera con noi un grande studioso, Pierpaolo Portinaro, professore ordinario di filosofia politica nell'Ateneo torinese. Il professor Portinaro è stato allievo di un grande maestro, vale a dire di Norberto Bobbio, e ricordo che a Norberto Bobbio ha dedicato un volume del 2008 per i tipi di La Terza. Il professor Portinaro è anche membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, ha insegnato in alcune università tedesche, Freiburg e Mainz in particolare. Grande studioso, dicevo prima, in modo particolare di alcuni grandi classici del pensiero politico e del pensiero filosofico, Carl Schmitt, Max Weber, Hans Jonas, Günther Anders. Ha scritto inoltre di realismo politico, di alcuni aspetti, di alcune correnti del liberalismo europeo, e a proposito di Europa, un'opera a mio modo di vedere, a mio giudizio, un'opera straordinaria, non solo a mio giudizio, però sulla storia dell'Europa dal punto di vista delle istituzioni politiche. Questo libro è del 2007 per l'editore Il Mulino di Bologna. E poi questo libro, è un libro da Feltrinelli del 2011, si chiama I conti con il passato, quindi ha lo stesso titolo della conferenza di questo pomeriggio, e il sottotitolo è altrettanto significativo: Vendetta, amnistia e giustizia. Le prime due sono le modalità tradizionali con le quali nella storia si sono fatti i conti, o si è usciti più o meno con difficoltà, con più o meno problemi, da situazioni problematiche, di regimi oppressivi, di guerre civili, di genocidio. Le due modalità, la vendetta da una parte, la resa dei conti violenta con il passato, e all'estremo opposto l'altra modalità, il passato che invece si cancella con l'amnistia, con la clemenza o anche semplicemente non facendo nulla, con il silenzio, con l'indifferenza. Però nel Novecento si è affermata poi una terza modalità, quella giudiziaria, la costruzione di meccanismi processuali per colpire i responsabili di crimini e di violenze. Vi è una vicenda su tutte, ovviamente, che tutti ricordiamo, ed è il processo di Norimberga contro i crimini di guerra e contro i gerarchi nazisti che si erano resi responsabili non solo di crimini di guerra, ma ovviamente, naturalmente, lo sappiamo, dell'Olocausto. Norimberga è una data fondamentale, per il tema che trattiamo questo pomeriggio, segna la nascita di una nuova realtà istituzionale, la giustizia penale internazionale, che arriva fino ai nostri giorni. Norimberga, d'altra parte, si inserisce direttamente in una questione più evidente, più specificamente tedesca, vale a dire i modi in cui la Germania tutta intera ha elaborato il suo passato. Mi fermo a questo punto, vi ringrazio tutte e tutti per la presenza, ringrazio soprattutto il professor Portinaro per darci l'opportunità di ascoltare le sue parole, gli cedo molto volentieri la parola. Grazie. Sono io che ringrazio innanzitutto il collega e amico Realino Marra, cui ho avuto già altra volta occasione di
confrontarmi su temi che entrambi ci appassionano anche qui a Genova, e naturalmente ringrazio gli organizzatori per l'invito a concludere questo ciclo Germanica. Dico concludere perché questo naturalmente pone subito un problema ad un relatore che per un verso vorrebbe evitare eccessive ripetizioni rispetto a cose già dette negli incontri precedenti, ma dall'altra parte vorrebbe anche un po' non marcare una cesura, ma annodare i fili del suo discorso a quanto è stato detto in precedenza. Io naturalmente non ho sentito, non essendo genovese, le conferenze precedenti, ma conosco personalmente tutti i relatori, soprattutto ho letto buona parte dei loro lavori, e quindi penso di potermi un po' sincronizzare e proseguire un discorso che molti di voi immagino hanno seguito già negli incontri precedenti. E quindi mi perdonerete se su alcuni passaggi sarò un po' allusivo, farò dei riferimenti a cose che do per già dette, ma al tempo stesso vi renderete conto, cercherò di riprenderle in un'ottica con una prospettiva un po' particolare, visto che il nostro tema specifico di questa sera è quello dei conti con il passato. Cioè affronteremo la questione del modello Germania, del Modell Deutschland, dell'esemplarità e anche dell'unicità di quella esperienza in una prospettiva questa volta un po' particolare, ma vedrete, particolare nemmeno troppo, anche abbastanza illuminante sull'intera problematica. Ebbene, riannodando il discorso di incontri precedenti, tenere comunque presente che anche affrontando questa questione della resa dei conti con il passato, è opportuno farlo a partire da interrogativi, forse anche irritazioni che caratterizzano anni recenti, no? Dove avete percepito che nella pubblicistica soprattutto si è tornato a parlare con una certa insistenza di Germania come sistema paese esibito a modello tendenzialmente egemone in Europa, e questa egemonia fa problema a molti altri paesi, e in questa presentazione della Germania si mescolano attitudini e reazioni e percezioni differenti, in qualche modo contraddittorie. C'è ammirazione per quel modello di cui si riconosce pur sempre un'eccellenza in determinati ambiti, in determinate modalità, c'è preoccupazione. A volte c'è addirittura demonizzazione, abbiamo anche avvertito dei toni piuttosto striduli nella pubblicistica di questi ultimi anni sulla Germania. Ebbene, partire intanto da una considerazione sul sistema paese e sulla peculiarità del sistema politico tedesco per affrontare il nostro problema. La Germania è, come molti paesi democratici dell'Occidente che si sono dati un nuovo assetto costituzionale dopo la Seconda Guerra Mondiale,
un modello di democrazia costituzionale, dove l'aggettivo costituzionale è importante, specifica meglio. Le democrazie costituzionali non sono semplici democrazie liberali o democrazie pluralistiche, dove si vota e si vota per molti partiti in competizione fra loro. Sono democrazie più esigenti, in quanto orientano la loro politica, le loro scelte politiche a dei vincoli stabiliti nelle costituzioni e hanno dei custodi di queste norme costituzionali, di queste costituzioni nella forma di corti costituzionali, nella forma di corti costituzionali. Ecco, la peculiarità della Germania rispetto a molte altre democrazie europee del dopoguerra, compresa la nostra, consiste nel fatto che senza dubbio la Germania ha realizzato meglio che altri paesi, accostabili a lei sono soltanto, direi, alcune piccole democrazie nordiche, che però non fanno modello allo stesso titolo della Germania, semplicemente per la esiguità e anche per la peculiarità della loro storia. Ma, ecco, eccelle la Germania rispetto al panorama complessivo delle democrazie costituzionali contemporanee per il buon bilanciamento che ha realizzato tra l'efficienza delle istituzioni di governo da un lato e la correttezza delle istituzioni di garanzia dall'altro. Ecco, quando noi ragioniamo di democrazie costituzionali sulla base di quanto dicevo prima, dobbiamo tener presente che appunto questi regimi giocano su due motori, no? Funzionano sulla base di due motori che alcuni autorevoli costituzionalisti tendono a distinguere. Da un lato sono le istituzioni di governo, quelle che sono frutto delle elezioni democratiche, il Parlamento che supporta e legittima appunto un governo e tutti gli organi tecnici che intorno a questa dimensione politica propriamente si coagulano, e dall'altra le istituzioni di garanzia, che sono quelle che presiedono appunto alla tutela, alla realizzazione dei diritti fondamentali sanciti dalle Costituzioni. Questo bilanciamento, questo equilibrio tra istituzioni di governo che devono essere efficienti, che devono decidere, come oggi spesso molto si sottolinea, e quell'altra componente, le istituzioni di garanzia che devono tutelare i diritti, questo bilanciamento non è affatto una cosa facile. E uno dei problemi delle nostre democrazie costituzionali oggi sta proprio nel fatto che questo bilanciamento sta diventando sempre più difficile, anche in considerazione del fatto che questo bilanciamento deve realizzarsi non soltanto all'interno dei singoli paesi, delle singole democrazie costituzionali, la Germania, l'Italia, la Francia, eccetera, ma deve realizzarsi anche su una scala superiore, transnazionale, che è nel caso specifico di questi paesi l'Unione Europea. Oggi molte delle difficoltà che le politiche incontrano in tutti i paesi sta nella problematicità di accordare i punti di questo quadrilatero irregolare che compone la politica contemporanea, che sono da un lato appunto i governi, le istituzioni di governo, dall'altra le istituzioni di garanzia nazionali, il potere giudiziario, le corti costituzionali, ma poi le corti
internazionali, sovranazionali, le istituzioni di garanzia, per esempio a livello europeo, e queste cose ancora con le domande delle cittadinanze democratiche che spesso confliggono con le une e con le altre, con gli organi di garanzia e con i governi. Oppure i governi tendono a scavalcare i problemi introducendo appelli al popolo di natura populistica, appunto, che acuiscono le tensioni con gli organi di garanzia. Ecco, queste tensioni sono, credo, sotto gli occhi di tutti. Per esempio la recente sentenza della Corte Costituzionale italiana sulle pensioni ha messo in evidenza un conflitto tra politiche economiche vincolate a dettami dell'Unione Europea e garanzie dei diritti interne ad un determinato paese, ma potremmo fare tantissimi esempi di questo genere. Ebbene, in questo spazio conflittuale, in questo quadrilatero, la Germania è riuscita a posizionarsi piuttosto bene fino ad oggi, certamente meglio di tante altre grandi democrazie europee, in qualche modo anche di alcune piccole. Per esempio, quel bilanciamento tra istituzioni di governo e istituzioni di garanzia che ho esemplificato prima nel rapporto tra i poteri politici, appunto il governo e le corti costituzionali, è riuscito, nonostante conflitti e discussioni infinite, meglio in Germania di quanto non sia avvenuto in altri paesi. La Corte Costituzionale tedesca è sicuramente la Corte Costituzionale in Europa che gode del più alto tasso di legittimità. È una Corte dovuto anche al fatto che ad adire alla Corte possono essere direttamente i cittadini, ed è un potere che effettivamente esercita un forte bilanciamento rispetto al potere del governo. Ma attenzione, il dialogo tra queste istituzioni e quindi anche la loro sinergia è molto più perfezionato, rodato, anche trasparente di quanto non accada in altre realtà. Per esempio, ecco, la Corte Costituzionale, sempre tedesca, il Bundesverfassungsgericht, così si chiama, è sempre molto attenta a segnalare per tempo al potere politico quando questo si sta addentrando su un terreno pericoloso e scongiurando quindi che il potere politico incorra in un infortunio, come è stato sicuramente un infortunio quello che ha caratterizzato la vicenda pensionistica italiana. Ma al tempo stesso possiamo fare riferimento alla sentenza su Maastricht degli anni 90, la Corte Costituzionale tedesca si è mostrata gelosa della sovranità democratica nazionale tedesca rispetto al processo di europeizzazione, al processo di trasferimento di porzioni di sovranità all'Unione Europea, e quindi si è dimostrata un organo non soltanto di garanzia dei diritti ma anche di tutela degli interessi nazionali. Ecco, che una Corte Costituzionale possa svolgere contemporaneamente bene questa funzione di tutela degli interessi nazionali e di tutela dei diritti fondamentali non è affatto scontato. E il fatto che la Germania sia riuscita fino ad oggi a mantenere un alto rendimento istituzionale su questo piano è certamente dovuto a una particolarità delle istituzioni che, come vedremo, ha rapporti con la storia e ha un rapporto specifico anche con la questione che veniamo a trattare questa sera.
Ancora, se mi permettete, tento un aggancio con cose che avete sentito negli incontri precedenti e inserisco un'altra premessa che tocca il tema appunto della peculiarità, della particolarità, della eccezionalità della vicenda storica tedesca e del sistema politico tedesco attuale. C'è un termine che circola ormai nel dibattito storiografico anche al di fuori della Germania, è diventato un termine tecnico, e questo termine è Sonderweg. Sonderweg vuol dire via particolare, via peculiare. Cosa sta dietro questo concetto? Sta la tesi che la Germania è stata caratterizzata, è entrata nella modernità, è diventata uno Stato in senso moderno su una via diversa da quelle che assumiamo correntemente come vie paradigmatiche della politica moderna, che sono la via francese o quella britannica. Naturalmente gli storici sanno bene, ci ricordano che tutte le vie nazionali alla formazione di un'identità collettiva, alla nascita di uno Stato, all'organizzazione di una società, sono vie particolari. Chiaramente nessuno Stato ha fatto lo stesso cammino degli altri, così come nessun individuo fa lo stesso cammino e vive la stessa vita degli altri. Però ci sono analogie, ci sono differenze. Qui alcune differenze sono importanti. Le richiamo telegraficamente, ma anche questo non è privo di connessioni con quello che andremo a dire. La prima peculiarità della vicenda storica tedesca risale al XVI secolo, risale al fatto che in Germania e non altrove è avvenuta quella rottura dell'unità ideologica, organizzativa, culturale del mondo medievale, che era la cristianità. Si rompe la cristianità e un monaco agostiniano di nome Martin Lutero dà avvio a quel movimento che si chiama storicamente Riforma, ma che è una vera e propria rivoluzione culturale, una delle prime grandi rivoluzioni della modernità, che scompone quel paese, genera conflitti che poi naturalmente si esporteranno, avranno ricadute in tante altre parti dell'Europa. Ma è la Germania che lo produce, quella rottura, è la Germania che ne viene più profondamente e dolorosamente segnata. Contemporaneamente la Germania entra nella modernità con un percorso politico diverso da quello dei maggiori stati che poi si chiameranno, dopo la Rivoluzione francese sostanzialmente, stati nazionali. Gli stati nazionali, come stati accentrati, con una capitale forte, una struttura di controllo delle periferie piuttosto stringente, nascono altrove, la Spagna, anche il Portogallo, in virtù della loro espansione coloniale, la Francia, l'Inghilterra, anche stati che poi scompariranno praticamente dal ruolo di protagonisti della storia e avranno una vicenda tormentata e infelice come la Polonia, ma la Polonia è un regno importante nella prima modernità, la Svezia, ecco, i primi stati sono questi e si orientano tutti con modalità un po' peculiari, ma con grandi anche affinità strutturali sulla via della formazione dello Stato sovrano, unitario, centralizzato. La Germania non conosce questo sviluppo. La Germania resterà fino alla dissoluzione del 1806, quindi nell'età napoleonica, resterà un aggregato di stati, staterelli, episcopati, eccetera, di varie dimensioni,
raggruppati all'interno di quel contenitore che si chiamava Sacro Romano Impero di Nazionalità Germanica. Era quindi un impero. L'impero è una cosa diversa dallo Stato, è molto meno centralizzato in modo egualitario, nel senso che c'è un centro, ma poi le periferie hanno gli stessi diritti rispetto a quel centro. Un impero è sempre molto stratificato, ci sono territori che contano di più, altri che contano di meno, alcuni remoti, lontani da quel centro di potere, hanno delle autonomie, parlano lingue diverse. Nel caso della Germania, che è un impero dell'età moderna, non siamo naturalmente in situazioni simili a quella degli imperi antichi o dell'impero carolingio, no, di Carlo Magno, ma siamo certamente di fronte a una realtà molto frammentata, frastagliata, variegata, in cui incide proprio anche quella divisione confessionale cattolici-protestanti che Lutero aveva introdotto. In questa compagine imperiale, però, avanza un processo che è un processo di federazione. La Germania oggi è una repubblica federale, il federalismo è stata sempre una componente importante della sua struttura politica, ebbene questo risale molto indietro nel tempo e ha a che fare con questa fase. Una fase in cui però, proprio perché si devono federare realtà diverse, avanza anche il processo di giuridificazione, di costituzionalizzazione dei rapporti. Cioè i rapporti fra queste entità all'interno dell'impero vengono definiti in modo molto puntuale, attraverso accordi bilaterali, multilaterali, le diete imperiali sono un luogo dove si negozia, si discute, eccetera. E di qui nasce quel primato giuridico che caratterizzerà poi la cultura tedesca e la storia tedesca a partire dal Settecento, nell'Ottocento. L'Ottocento è il secolo in cui nasce lo Stato di diritto. Certo, il rule of law è una realtà che il mondo anglosassone sperimenta in Inghilterra e poi lo trasferirà nelle colonie americane, con la rivoluzione americana, nel nuovo Stato, è certamente qualcosa di analogo, ma certamente il sistema giuridico anglosassone, lo sappiamo, è molto diverso da questo prodotto di formalizzazione giuridica che è proprio del continente europeo, ma in modo molto peculiare della realtà tedesca. Ci sono dei Sonderwege nel Sonderweg, naturalmente, in Germania. Questa eterogeneità di composizione farà sì che una parte importante di quella composizione, la Prussia, si svilupperà in uno Stato molto accentrato, con connotati militari particolarmente evidenti, e non a caso sarà poi quello Stato che avvierà quel processo di unificazione nazionale che, come è stato per il Piemonte, il Regno di Savoia in Italia, ha portato all'unificazione nazionale, ma soltanto nell'Ottocento. C'è un grande storico politologo norvegese, Stein Rokkan, che aveva in anni ormai lontani, 70, del secolo scorso, costruito un modello geopolitico dell'Europa, in cui comparava lo sviluppo degli stati di tutto il continente, le loro vicende, le contraddizioni, i conflitti che li avevano caratterizzati. Diceva: ma perché nei paesi cattolici è andata così, perché nei paesi protestanti è andata diversamente, eccetera. E una delle cose che poi notava era questa: gli stati nazionali si sono formati alla periferia dell'Europa, in Spagna, Francia, a partire dalla parte orientale, l'Inghilterra, la Svezia in alto, la Polonia, non nel cuore dell'Europa. Perché? Il cuore dell'Europa è segnato da quello che lui chiamava la spina dorsale dell'Europa,
che era di origini medievali e che risaliva dall'Italia meridionale attraverso la Svizzera, tutta l'area renana, fino ad arrivare in alto all'area anseatica, al mare del nord. E Rockan diceva: questa è la spina dorsale dell'Europa perché è caratterizzata da intensa urbanizzazione, densità di popolazione e concentrazione di capitali. Pensate ai comuni italiani, alla loro ricchezza, al fatto che arrivino prima a inventare elementi di modernità come il sistema bancario, il commercio, eccetera, rispetto ad altri paesi più grandi, eccetera. Ebbene, su questa spina dorsale così densa di città, di capitali, ma quindi anche di gelosie, di conflitti, non si possono formare degli stati, perché tutti confliggono tra di loro, tutti litigano. E allora resta questa estrema frammentazione. Non è un caso che l'unificazione della Germania non abbia avuto luogo a partire dall'area renana, che era quella densamente popolata, ma abbia avuto luogo a partire da uno Stato, la Prussia, che si spingeva fino a quelli che oggi sono già territori polacchi e addirittura ex sovietici, russi, no? Königsberg era Prussia orientale. E non è un caso che anche in Italia l'unificazione sia stata portata avanti dallo Stato che era rimasto più ai margini di quel processo di sviluppo territoriale, urbano, che era quello dei comuni, no? Da Amalfi a risalire alla Toscana, eccetera, eccetera, la pianura padana centrale o centro-orientale, il Piemonte era un luogo di montanari, la Savoia, poi non parliamone, quindi era una periferia proprio come la Prussia. E non è un caso che tra quelle due realtà si sviluppa un'organizzazione di tipo paramilitare. Prussia e Piemonte furono spesso paragonati come stati caserma, no? Ecco, la Prussia ha avuto nella caratterizzazione del Sonderweg tedesco con il suo militarismo un ruolo particolare. E allora qui ci avviciniamo alla questione di Sonderweg tedesco, si incomincia a parlare in riferimento soprattutto al Secondo Reich, quello di Bismarck dopo l'unificazione, che è uno Stato che non segue la via democratica, liberale, di progressiva democratizzazione degli altri paesi europei, ma mantiene fino alla Prima Guerra Mondiale una strutturazione piuttosto autoritaria, no? Si parla di cesarismo, si usano altre formule, ma certamente poi se andate a leggere la pubblicistica a ridosso della Prima Guerra Mondiale vedete che c'è sempre questa contrapposizione tra gli stati liberali democratici dell'Europa occidentale, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, e gli stati autoritari, e fra questi il capofila è sicuramente la Germania, non più bismarchiana ma guglielmina. Sapete come finisce per la Germania il Secondo Reich, la Prima Guerra Mondiale, si avrà un esperimento democratico molto avanzato, anche lì si tenta un bilanciamento tra efficienza di istituzioni di governo e garanzie e tutela dei diritti. Le condizioni sono estremamente sfavorevoli, sia per ragioni interne, sia per conseguenze della guerra, sia per ragioni economiche. La crisi del 29 arriverà poi come una botta molto dura sull'assetto sociale della Germania, e arriviamo al 1933, e quindi ecco lì l'evento che poi farà sì che la storia tedesca venga nel dopoguerra insistentemente analizzata nei termini di un Sonderweg. Cosa voleva dire a questo punto? Che quella storia, con la sua particolarità, la rivoluzione luterana, il carattere disgregato e non statuale del Reich, la Prussia militarista, poi Bismarck, eccetera,
era in qualche modo fatalmente destinata a sfociare in una dittatura e in una dittatura totalitaria come il nazionalsocialismo. Molti storici lì poi hanno avuto buon gioco a fare il parallelo, a dire vedete anche in Italia il fascismo, perché è arrivato il fascismo? Perché anche l'Italia aveva tutta una serie di arretratezze, anche lì lo Stato si era formato soltanto nell'Ottocento, era una costruzione dello Stato nazionale tardiva, arrivata tardi e quindi non è riuscita, dovendo fare in fretta, a risolvere nell'arco di pochi decenni tutti i problemi che gli altri stati europei si erano a poco digeriti in un arco di tempo plurisecolare che aveva consentito di superare tante difficoltà. E poi anche per l'Italia, ovviamente, la prima guerra mondiale era stata, come dire, un'indigestione di problemi, o aveva prodotto un'indigestione di problemi. E su questo, sul nazionalsocialismo, non sto adesso a spendere parole, perché questa vicenda è abbastanza nota. Il nostro tema è quello dei conti con questo passato, che si aprono all'indomani della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, proprio con quell'evento a cui faceva riferimento il professor Marra poc'anzi, cioè il processo di Norimberga. Le grandi potenze che siedono, le potenze vincitrici del conflitto, che siedono in giudizio sui gerarchi del nazionalsocialismo e soprattutto avviano un processo di resa dei conti del passato che certamente costituisce una novità e un unicum nella storia fino a quel momento. Intanto costituisce un unicum perché, a parte qualche tentativo alla fine della Prima Guerra Mondiale, che però non era andato a buon fine, per la prima volta sulla base dello Statuto di Londra dell'agosto del 1945 si decide di processare dei capi politici e dei responsabili militari per dei crimini che a questo punto si chiameranno crimini internazionali e che nello Statuto di Londra sono definiti come crimini di guerra in termini tradizionali. I crimini di guerra erano ormai codificati da tempo, però poi in realtà arrivare a punire coloro che li avevano commessi era sempre molto problematico, era riservato agli apparati stessi che le avevano commessi, alle amministrazioni militari che potevano sanzionarli, ma certamente non alla comunità internazionale. Adesso la comunità internazionale incomincia a intervenire su questi crimini, su un crimine di tipo nuovo che è il crimine contro la pace, cioè si criminalizza la guerra d'aggressione. Si introduce la categoria dei crimini contro l'umanità, che è diventata poi centrale nel diritto internazionale umanitario di questi ultimi decenni, di cui costantemente si parla in occasione di eventi traumatici di questi tempi. E lì dentro poi si includerà quella fattispecie che solo 3 anni più tardi, con la Convenzione dell'ONU, si chiamerà, sulla base dell'intuizione e della proposta di un giurista polacco, lui stesso, almeno la sua famiglia, perseguitato per la sua origine ebraica, Rafael Lemkin, si chiamerà genocidio. Il crimine di genocidio non è ancora menzionato nello Statuto di Londra, ma adesso sarà dedicata a questa convenzione sul genocidio del 1948. Sulla base di questo statuto, che definisce i capi d'accusa, si svolgerà il processo principale ai maggiori responsabili del superstiti e catturati dalle potenze alleate del regime nazista a Norimberga, e poi successivamente tutta una serie di altri
processi che si svolgeranno a Norimberga e in altre zone dell'occupazione e darà il via a quel processo di denazificazione della Germania, che è il primo passaggio di questa resa dei conti con il passato. Che cos'è qui nuovo? È nuovo il fatto che questa resa dei conti sia non il frutto di un conflitto interno tra due parti di una guerra civile, tra gli oppressi di ieri che sono diventati o sono andati finalmente al potere e hanno scacciato gli oppressori di ieri, non è frutto, quindi non è una resa dei conti nazionale. In Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale non ci fu nemmeno un focolaio di guerra civile come invece si è avuto in Italia, in Grecia e come anche la Francia ha rischiato, comunque ha visto situazioni del dopo Vichy molto pronto. In Germania non ci fu questo, ma la resa dei conti con il passato avvenne perché imposta dalle potenze alleate. Questo è un dato importante, che ha consentito che quella resa dei conti, con tutte le complicazioni di cui adesso diremo, sia stata sul lungo periodo incisiva, perché è stata avviata sotto la regia delle potenze vincitrici. Come gli individui, anche gli stati non sono dei masochisti. Ci sono casi di masochismo, ma legati a situazioni di particolare ottusità. Succede per gli individui e succede anche per gli stati, ma tendenzialmente gli stati non sono masochisti e quindi, nonostante la situazione in cui la Germania era venuta a trovarsi, il coraggio di fare seriamente pulizia all'interno del paese, visto che compromessi con il regime non erano pochi, non erano solo alcuni gerarchi, ma certamente erano numeri consistenti, almeno 500.000 di persone in Germania aveva in qualche modo collaborato con la macchina dello sterminio, non erano pochi, senza contare che tutto il resto della popolazione aveva comunque chiuso gli occhi di fronte alla persecuzione nei confronti della popolazione ebraica, la notte dei cristalli, ci si era fondamentalmente girati dall'altra parte e si era fatto ogni sforzo per non capire, per non vedere quello che a partire dal secondo anno di guerra era ormai diventato chiaro ed evidente, risaputo, perché poi i militari che facevano servizio sul fronte orientale dal 41 in poi, che ogni tanto tornavano a casa e riferivano di queste esecuzioni barbare, di questa pulizia etnica fatta sistematicamente nei villaggi polacchi, all'Ucraina, eccetera, eccetera. Quindi, indubbiamente, sarebbe stato molto difficile per un paese sconfitto e prostrato dalla sconfitta avviare autonomamente una resa dei conti, una quella che in termine tedesco si chiama Vergangenheitsbewältigung, che vuol dire superamento del passato. Non sarebbe stato possibile, ma il fatto che il processo sia stato avviato forzosamente dall'esterno, sia stato imposto dall'esterno, ha fatto sicuramente molto bene alla società tedesca e alla futura democrazia tedesca, perché ha consentito di cogliere pienamente la gravità di fatti che altrimenti in un processo di transizione più indolore sarebbero stati in qualche modo rimossi.
Con questo non vuol dire che la rimozione non ci sia stata, perché il processo di denazificazione e di epurazione dagli apparati pubblici dei compromessi, dei più manifestamente compromessi con il regime, avvenne tra il 1945 e la nascita della Repubblica Federale tedesca. Adesso lascio da parte la vicenda, peraltro parallela, dell'altra metà o dell'altra parte più piccola della Germania che consegue l'occupazione, quella dell'occupazione sovietica, la cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca, che nasce però contestualmente alla fine degli anni 40. Quella prima fase, la gestione del processo di denazificazione è nelle mani degli alleati, che semmai delegano delle funzioni a delle camere, le cosiddette Spruchkammer tedesche, ma con delle funzioni abbastanza limitate, non consentendo loro una grande autonomia di giudizio. Sono, diciamo, gli strumenti ausiliari di questo processo che resta nelle mani delle potenze alleate. Già a partire dal 47, a dire il vero, però, l'ossessione alleata di avviare una epurazione radicale si attenua. Erano soprattutto gli americani, più che i britannici e molto più che i francesi, che avevano lavorato per questa operazione di epurazione. L'insorgere della guerra fredda, no? Il conflitto con l'Unione Sovietica rende naturalmente più prudenti gli alleati occidentali e gli Stati Uniti in particolare, e quindi si incomincia ad allentare la presa. Dal 49 la Germania, la Repubblica Federale, recupererà una parte della sua sovranità e quindi anche l'elaborazione del suo passato diventerà prerogativa propria. E in questa fase è innegabile che avviene una grande rimozione, è innegabile che si susseguono nei primi anni 50 sotto il governo di Adenauer una serie di amnistie molto incisive. È innegabile che un gran numero dei condannati a pene pesanti, ergastolo, e degli anni 40 vengono rapidamente rilasciati a partire dai primi anni 50. Però è innegabile anche che questa rimozione collettiva che caratterizzerà questa stagione abbia avuto una funzione positiva sulla integrazione nel sistema democratico tedesco di tanti individui che erano indubbiamente, per la loro posizione, per il ruolo che avevano svolto nei decenni precedenti, compromessi, anche gravemente compromessi con il regime passato. Questo ha generato naturalmente una molteplicità di scandali nella storia tedesca degli anni 50, perché ovviamente procedendo sulla via dell'interruzione dei processi, della rimozione e delle amnistie, si sono generate tutta una serie di situazioni in cui in ruoli anche piuttosto influenti della politica, dell'amministrazione pubblica, non parliamo della polizia, ma certamente anche della magistratura, anche nelle università, si sono mantenuti nei loro ruoli individui che durante il nazionalsocialismo avevano ricoperto ruoli di rilievo e si erano pesantemente compromessi. E durante gli anni 50 questa realtà è stata il più possibile nascosta o comunque minimizzata. E tuttavia a questa fase di rimozione è seguita sulla base del
innanzitutto del cambio generazionale, sulla base anche della modificazione profonda della società tedesca in relazione allo sviluppo, al boom economico che porta a una trasformazione dei consumi e dei modi di vita, delle pratiche di vita, degli orientamenti culturali della popolazione e alla progressiva assuefazione alla democrazia, e in virtù anche di eventi esterni, in particolare una funzione di catalizzatore ha avuto il processo ad Eichmann in Israele all'inizio degli anni 60, si genera con i primi anni 60 una nuova congiuntura che favorirà il risveglio delle coscienze e la consapevolezza che rispetto a quella rimozione degli anni 50 bisogna riaprire gli archivi e cercare di fare seriamente i conti con il passato. Tra il 1963 e il 1965 ha luogo a Francoforte un importante processo, noto come processo Auschwitz, che per la prima volta affronta il problema non genericamente dei crimini di guerra e non porta sul banco degli imputati i massimi gerarchi del regime, ma si concentra sui quadri intermedi, su coloro che avevano operato all'interno dei campi di sterminio. Ed è anche, a differenza del processo di Norimberga, che era stato in larga parte un processo di tipo documentale, cioè si erano prodotti documenti che ricostruivano la vicenda dei campi di concentramento, ma non si era data sostanzialmente voce alle vittime, erano stati soltanto i sovietici che in 2 o 3 casi avevano portato in aula dei sopravvissuti ai campi di concentramento, altrimenti questo non era stato portato in aula. Invece il processo processo Auschwitz di Francoforte sarà un processo testimoniale fondato sulle testimonianze dei sopravvissuti dei campi di sterminio, del campo di Auschwitz, e questo avrà una grande influenza sull'opinione pubblica e avvierà un discorso culturale, storiografico, una presa di coscienza morale di un'intensità che i primi anni 40 non avevano conosciuto se non in alcune figure esemplari. Certo, ci sono alcuni filosofi, Jaspers, o alcuni teologi che in quegli anni si rendono perfettamente conto e aprono il dibattito, ma resta un dibattito di élite riservato a pochi. Le stesse chiese, quella evangelica e quella cattolica, che entrambe erano in larga misura compromesse con il regime, svolsero in quegli anni, soprattutto negli anni di Adenauer, una funzione di copertura dei crimini, sulla base di un'etica del perdono cercarono di evitare che appunto la resa dei conti si facesse particolarmente incisiva. Invece con gli anni 60 le cose incominciano a cambiare, la rottura generazionale del 68 costituirà un altro acceleratore e si sposteranno anche i pesi delle responsabilità. Qui possiamo fare una tripartizione che è diventata chiara in anni recenti. Molti storici hanno mostrato come dal dopoguerra alla fine degli anni 60, fine degli anni 50, inizio degli anni 60, in fondo la resa dei conti riguarda di più i crimini di guerra e quindi l'esercito e i grandi gerarchi, naturalmente i vertici della polizia segreta, le SS eccetera, molto meno i campi di sterminio.
col processo Auschwitz l'attenzione, i riflettori si spostano su quel tipo di criminalità, oscurando però, perché vedete la storia della memoria è sempre una cosa complicata ed funziona un po' per vasi comunicanti. A quel punto si incomincia invece a oscurare la responsabilità della Wehrmacht, dell'esercito. Non se ne parla più, sembra quasi che il nazionalsocialismo abbia commesso i crimini tutti nei campi di concentramento e di sterminio, mentre la guerra è stata una cosa pulita e quindi da dimenticare, è tornato l'onore a tutti. E questo durerà fino agli anni 90. Negli anni 90, dopo l'unificazione, in virtù di altre ricerche storiografiche e soprattutto di una mostra itinerante che ha avuto a metà degli anni 90 un grandissimo successo di pubblico, la mostra sulla Wehrmacht, sui crimini dell'esercito nazista, dell'esercito tedesco, si tornerà a puntare i riflettori sui crimini di guerra della Wehrmacht in tutta Europa, a partire soprattutto dall'operazione Barbarossa, che fu l'operazione sul fronte orientale, ma poi naturalmente nei Balcani, in Italia, eccetera, eccetera. E sottolineiamo anche questo punto, visto che siamo qua a casa nostra, che anche in conseguenza di questo nuovo clima avvenne che l'Italia, che col suo passato non aveva fatto seriamente i conti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, in virtù del fatto che nel 1943 l'Italia aveva cambiato alleanza, aveva iniziato una vicenda nuova, aveva sostenuto il peso e i lutti della resistenza, aveva patito quindi un destino di vittimizzazione piuttosto pesante. Ecco, in virtù di questi fatti, l'Italia intanto non era stata sottoposta ad un processo di Norimberga. C'è un bel libro del nostro collega Battini di Pisa che è dedicato alla mancata Norimberga italiana. Gli alleati un po' ci avevano pensato, facciamo un processo anche ai gerarchi fascisti, ma poi in virtù delle vicende che erano avvenute, anche in considerazione del rischio di una guerra civile, si evitò. L'Italia andò quindi con mano molto leggera nell'elaborazione del proprio passato, anche in considerazione del fatto che pure in Italia i vertici militari non avevano alcun interesse a scavare su quella stagione, perché dall'Etiopia ai Balcani di crimini di guerra ascrivibili al nostro esercito ce n'erano anche parecchi. E molte compromissioni di fascisti che poi avevano cambiato casacca rapidamente inducevano alla prudenza. E poi l'episodio di guerra civile, non a caso fu Togliatti a fare la prima amnistia in Italia già prontamente, no? Ecco, a guerra appena conclusa. L'Italia si sveglierà soltanto proprio in questo nuovo clima negli anni 90 con la famosa vicenda dell'armadio della vergogna, cioè questo armadio che conteneva tutti i dossier relativi a crimini di guerra compiuti da fascisti e da ufficiali dell'esercito italiano, che era stato negli anni 60 prudentemente rovesciato contro un muro, cioè la parte dell'armadio che si apre, le ante erano state messe contro il muro, più nessuno aveva messo il naso lì in quei dossier, più nessuno ne aveva saputo nulla, e così una resa dei conti ha avuto inizio nel nostro paese, la procura militare di La Spezia, ora a Roma, c'è il procuratore militare De Paolis continua ad essere attivo e sta celebrando gli ultimissimi processi, si è occupato ultimamente di Cefalonia. Ebbene, questa sensibilità è arrivata molto tardi.
tardi. Questo per dire che invece in Germania questo processo, a partire dagli anni 60, dal processo Auschwitz, è stato messo in moto, proseguito e ha conosciuto ancora un'ulteriore intensificazione dopo l'unificazione, perché anche qui la Germania è un'anomalia, è un'eccezione, perché in virtù della divisione la Germania ha conosciuto due elaborazioni del passato nazista, nella Repubblica Federale, quella democratico-liberale, e nella Repubblica Democratica, quella comunista, dove i conti col passato sono stati fatti in modo differente, ovviamente. Nella Repubblica Democratica tedesca ci si è concentrati soprattutto su coloro che avevano compromissioni con il sistema economico capitalistico, sulla base della tesi che faceva parte dell'ideologia comunista di quel paese in generale, che il fascismo era un figlio diretto del capitalismo e quindi quelli che andavano perseguitati erano prima ancora dei nazisti i capitalisti. Mentre molti ex nazisti che rapidamente si convertirono e si iscrissero al Partito Socialista immediatamente dopo l'occupazione e si accoccolarono all'ombra della potenza occupante sovietica, invece vennero promossi e fecero anche carriera all'interno del partito. Quindi su questo è uscito recentemente, per chi fosse interessato a entrare nel dettaglio, mi permetto di fare questa pubblicità, perché però è un po' indiretta e quindi non è così scandalosa, non è un libro mio, però è un libro di una mia allieva che è appena uscito, si chiama Marzia Ponso, Processi, riparazioni, memorie, l'epurazione del passato nella Germania post-nazista e post-comunista, editore Mimesis, in cui vengono ricostruite queste vicende parallele ma anche diverse, divergenti, cosa ha fatto una repubblica e cosa ha fatto l'altra, con quali ideologie, con quali tecniche, come sono stati i processi, la politicizzazione dei processi, soprattutto a destra. Ma la cosa complicata non finisce qui, perché la Germania poi con l'unificazione si è trovata a fare una terza elaborazione del passato, cioè la Germania unificata si è dovuta accollare il compito di vedere quali crimini contro l'umanità, quali ingiustizie sistematiche, quali violazioni dei diritti erano stati compiuti nella Germania comunista tra il 1945 e il 1990-91. Dove una parte quei crimini andavano in conto alla potenza occupante sovietica e in quanto tale ormai, però una parte invece nel prosieguo erano stati compiuti da elite tedesche, da quadri del partito della SED, ed erano quindi dopo l'unificazione dei due paesi giustiziabili in base al diritto vigente nella Germania federale. E fu questo un processo di nuovo tormentato, che suscitò tante polemiche, perché indubbiamente molti obiettarono che c'era una sproporzione tra i crimini commessi dal regime nazista negli anni 30 e 40 e i crimini commessi dalla nomenclatura comunista che si limitavano poi a una carcerazione piuttosto ampia di dissidenti e poi a un certo numero di fucilazioni o di esecuzioni nel caso di tentativi di fuga di cittadini dall'est, dalla Germania dell'est all'ovest, no? E quindi tutti questi processi ai poliziotti che avevano sparato durante i tentativi di fuga.
ed erano due dimensioni sicuramente di crimini quantitativamente e anche qualitativamente non comparabili. C'erano dei lager ancora nella Germania comunista, ma non erano campi di sterminio, eccetera, eccetera. E tuttavia la pressione di tutti coloro che avevano patito la repressione poliziesca della Stasi, della polizia segreta della Germania, fu molto forte e mantenne in vita un intenso dibattito e anche una produzione legislativa, normativa su come affrontare questo problema. Tutto il dibattito culturale, politico-culturale della Germania, a partire quindi dagli anni 60, dal processo Auschwitz fino ad arrivare praticamente a noi, è stato caratterizzato da un oscillare tra coloro che denunciavano il fatto della rimozione che aveva caratterizzato i primi anni, gli anni 50, ma che poi era rimasta una pulsione sotterranea forte nella storia tedesca, e quindi si denunciava il fatto che si volessero chiudere i conti con il passato senza averli veramente seriamente fatti. Due psicologi, coniugi Mitscherlich, pubblicarono alla fine degli anni 60 un libro importante sull'incapacità a elaborare il lutto. Dicevano: i tedeschi non sono stati capaci di elaborare il lutto, di fare questi conti con il passato. Questo era un estremo che qualcuno denunciava, no? Chiudere i conti senza averli fatti. Altri invece hanno incominciato a dire: qui si fanno i conti senza chiuderli mai, c'è un'ossessione nel rinvangare questo passato senza lasciarlo mai raffreddare, impedendo che si allontani da noi. Su questo si sviluppò quella famosa controversia degli anni 80, che va sotto il nome di Historiker Streit, di controversia degli storici, tra gli storici, diciamo, di sinistra, che sostenevano la necessità di insistere su questa operazione di pulizia morale, e quegli storici cosiddetti revisionisti, che dicevano: però adesso sono passati 30-40 anni, incominciamo a lasciare un po', allontanare questo passato, lasciamo passare il passato. Questo è un dibattito che è continuato fino ad oggi, che oggi è destinato a cambiare in parte natura per il fatto che i responsabili dei crimini di quella stagione stanno ormai tutti uscendo di scena come le vittime, quindi anche gli ultimi processi sono destinati a non concludersi. Ce n'è uno peraltro in corso proprio ad Amburgo, ma insomma sono destinati certamente a terminare, ma non è destinato a terminare la controversia sull'uso della memoria, queste memorie negative che caratterizzano la cultura politica della Germania. A partire da tutta questa messe di studi, che sono andati estremamente nel dettaglio, veramente si può dire che la Germania ormai ha passato ai raggi tutta la sua struttura di potere degli anni 30 e 40, non c'è realtà che non sia stata indagata nei più remoti comuni, nelle più remote organizzazioni, sono venute a poco a galla tutte le corresponsabilità, eccetera, eccetera. Sulla base di questa straordinaria ricerca si sono verificati dei fatti significativi. Uno, indubbiamente, è stato inaugurato un nuovo paradigma di ricerca che poi
si è applicato a realtà anche molto diverse, anche al di fuori dell'Europa. Una parte degli studi di politica contemporanei va sotto il nome inglese di transitional justice, giustizia di transizione. Cioè si è incominciati a partire da questo caso a studiare come fare i conti nel passato in un periodo di transizione da un regime dittatoriale o totalitario, autoritario, una guerra civile, una democrazia. E voi vedete che questa problematica si ripropone oggi in tutte, come nell'America Latina, è stata un'ondata di processi in cui bisognava fare i conti con le dittature, il Sudafrica per l'apartheid, adesso nei paesi del tutto tramontata primavera araba, ma nell'Iraq prima la caduta di Saddam, in Oriente dopo in Cambogia eccetera eccetera, si è sviluppata tutta un filone di studi ma anche di interventi politici, amministrativi, giudiziari volti a e che fanno tesoro indubbiamente di queste esperienze tedesche, ma attenzione, sono casi molto diversi, perché non dobbiamo dimenticare intanto che la Germania era un paese che comunque aveva già una storia di democrazia anteriore. Il processo di democratizzazione non riguardava soltanto gli anni di Weimar, ma certamente anche era un paese di civiltà giuridica europea molto avanzata, era un paese sviluppato economicamente, socialmente. Era un paese che aveva conosciuto quella dialettica tra religioni, tra confessioni, che indubbiamente è parte della sua storia, ed era un paese, come ho detto prima, in cui la resa dei conti con il passato è stata prima imposta da degli occupanti, da degli alleati. Una situazione di questo genere non si è più ripetuta in nessun caso, nemmeno laddove l'occupazione militare di certi stati, per esempio nell'Iraq o nei Balcani, ha instaurato delle forme di quasi protettorato con delle istituzioni, però la situazione è indubbiamente molto diversa. Quindi non ci si può fare illusioni sul fatto che quel modello tedesco sia trapiantabile in queste situazioni differenti. L'altra ricaduta è che in fondo quell'elaborazione del passato ha poi costituito un incentivo a che anche altri paesi si avviassero su questa strada. Ho fatto già il caso dell'Italia, l'armadio della vergogna, eccetera, eccetera, ma la cosa vale per la Francia, che aveva bellamente rimossa la sua sindrome di Vichy nel corso di tutti gli anni, dei decenni successivi, e che solo in anni molto recenti ha incominciato, abbastanza recenti, ormai adesso dagli anni 90 sicuramente, ma ha incominciato a fare seriamente i conti con questo suo passato. E quindi questa esperienza ha avviato quello che si chiama il processo di transnazionalizzazione della memoria o di cosmopolitizzazione della memoria, cioè l'elaborazione del passato cessa di essere un processo che riguarda i singoli stati, ma diventa qualcosa che lega gli stati tra loro, in cui gli stati si muovono unitariamente, di concerto. Nell'anno 2000 a Stoccolma si è organizzato, con la partecipazione di 40 stati diversi, un grande convegno, una grande conferenza sull'Olocausto, per esempio, in cui si sono messe a confronto tutte queste esperienze e si è lavorato per la definizione di un paradigma unitario. Questo paradigma unitario però sconta indubbiamente dei problemi. Intanto questi ultimi anni hanno mostrato che resta in Europa una profonda asimmetria tra l'elaborazione del passato che è stata fatta non solo in Germania ma nell'Europa occidentale e nei paesi dell'Est.
nella Russia, eccetera. Lì la resistenza è stata molto forte. Certo, finalmente dopo un mezzo secolo i russi sono arrivati ad ammettere le loro responsabilità per il massacro delle migliaia e migliaia di ufficiali polacchi a Katyn, che avevano imputato ai nazisti, che invece era stata un massacro deciso da Stalin. Però su molto continua ad esserci una verità di Stato e una grande resistenza alla trasparenza, così come in contesti ancora diversi, l'abbiamo percepito chiaramente di recente dopo la denuncia del Papa Francesco, il genocidio dell'Armenia, e il governo turco si ostina a rifiutare quello che è palese a qualsiasi storico e a qualunque osservatore neutrale, che è quello che avvenne nel 1915 in Turchia nei confronti del popolo armeno fu un genocidio, su questo non c'è dubbio, ed è stato veramente il primo grande moderno genocidio del XX secolo. Semmai i tedeschi hanno avuto anche l'onestà di ammettere che un genocidio coloniale che inaugura il Novecento è quello che proprio i primi anni del Novecento la potenza coloniale tedesca ha compiuto in Namibia nei confronti di popolazioni locali che erano insorte contro l'occupazione coloniale. Il generale von Trotha, allora, per sconfiggere questa resistenza che rischiava di diventare endemica, con una mossa tenaglia costrinse i resistenti, ma anche tutte le famiglie, quindi vecchi, donne, bambini, in una sacca in un deserto, e praticamente li fece morire. Quelli che non furono colpiti dal fuoco morirono di sete, no? Certamente questo è il primo genocidio, ma è un tipico genocidio coloniale con delle caratteristiche puramente militari, mentre nel caso della Turchia ci fu una chiara e documentata pianificazione politica e organizzazione politica. Quindi indubbiamente qui siamo di fronte ad una materia estremamente delicata. Chiudo, perché ho parlato adesso già anche troppo, ma ritornando al punto di partenza, cioè esiste sicuramente una connessione forte tra questo impegno nell'elaborazione del passato e il modello di democrazia costituzionale di cui la Germania è certamente esponente di spicco e, come ho detto, d'avanguardia, ne costituisce in qualche modo il modello, la forma di maggiore avanzamento. Sicuramente è così. Si tratta però di capire se questo processo di elaborazione del passato, che è diventato transnazionale, abbia veramente generato una memoria comune che possa a sua volta generare una identità politica comune in Europa. Mentre invece gli eventi di questi ultimi anni sembrano un po' ridimensionare le speranze che questo processo comune di elaborazione del proprio passato contribuisca ad avvicinare i popoli europei, i paesi europei, laddove invece insorgano problemi di carattere economico, qual è stato il problema di questi ultimi anni per la crisi dal 2008 in avanti, o come sta insorgendo adesso in relazione all'emergenza immigrati, dove si incomincia a litigare sulle quote. E allora qui effettivamente un po' di scetticismo
può essere giustificato, e quindi anche un po' di scetticismo sulla esemplarità del modello tedesco, perché non è detto che se questa sinergia tra una democrazia costituzionale che funziona bene e questo processo di seria resa dei conti con il proprio passato sia in grado effettivamente di riprodursi anche a livello europeo, o non possa addirittura invece diventare di nuovo un territorio minato dove si vanno a reperire munizioni per la polemica di tipo nazionalistico tra stati che stanno litigando per le quote, stanno litigando per i costi finanziari della crisi, in cui tornano gli spettri del passato, il nazismo. In Italia è uscito recentemente un libro intitolato Il Quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l'Europa, in cui ecco questa elaborazione del passato diventa strumentalmente qualcosa che va proprio contro quello che questa elaborazione del passato avrebbe voluto produrre, cioè una cultura democratica comune in Europa. Grazie. Grazie. Grazie al professor Portinaro, e adesso è il momento delle domande. Siamo il professor Portinaro e a vostra disposizione. Ci sono già due interventi, adesso ci organizziamo con il microfono. C'è anche il signore in prima fila, poi, certo. Desidero chiedere due cose. La prima, riguardo al processo di Norimberga. A parte i crimini di guerra che erano previsti e anche in modo molto rigoroso riguardo alle pene, ci sono delle altre questioni che pongono dei gravi problemi giuridici, cioè la questione della retroattività. Ad esempio, crimini contro la pace. Chi dichiara la guerra a un altro Stato e lo fa per primo è un aggressore. Però si dà il caso che il dichiarare guerra a quel tempo era una delle prerogative di tutti gli stati sovrani, grandi o piccoli che fossero. Un'altra cosa, crimini contro l'umanità, anche questi non erano previsti. Ora, se rientravano nei crimini di guerra va bene, altrimenti non erano previsti. Non solo, nel processo di Norimberga, anche riguardo ai crimini di guerra, si è andati, o per meglio dire, si è tentati di andare oltre l'imparzialità. Esistevano, ed esistono ancora, per quanto ne sappia, delle regole sulla guerra dei sommergibili, che sono molto umanitarie, ma in pratica non si possono rispettare. Cioè, il sommergibile, oggi sono i sottomarini, che affonda una nave mercantile, ad esempio, guerra al traffico, o si prende a bordo l'equipaggio oppure la deve affondare in una zona in vista della costa per permettere alle lance della nave affondata di raggiungere la costa. Se si applicasse questo principio sarebbe impossibile la guerra sottomarina. Si è cercato nel processo di Norimberga di accusare l'ammiraglio tedesco Dönitz per avere dato ordini di non rispettare queste regole. L'ammiraglio americano Nimitz, i due nomi si assomigliano un po', responsabile anche per la guerra sottomarina nel Pacifico, che aveva dovuto dare gli stessi ordini, altrimenti non si faceva la guerra dei sommergibili nel Pacifico, quando ha saputo questo fatto, ha scritto a Norimberga e si è autoaccusato, col che le accuse all'ammiraglio tedesco sono cadute.
Questa è la prima domanda. Seconda domanda, lei ha accennato a il fare i conti col passato di diversi stati che hanno avuto dittature autoritarie o totalitarie che siano. Uno degli stati che ha avuto una dittatura totalitaria e che dittatura? L'Unione Sovietica, questi conti praticamente non li ha fatti. Ancora oggi nelle scuole russe si mette assieme lo zar, Stalin, Putin, il principe Donskoj o il principe Alexander Nevsky, vecchi eroi nazionali, Stalin e l'attuale Putin, che tra l'altro è un vecchio arnese del KGB. È come se in Germania avessero eletto, sia pure col favore popolare, un ex ufficiale della Gestapo. Grazie. Forse raccogliamo. Sì, raccogliamo. Ecco, il signore in prima fila. Grazie. Volevo riferirmi all'ultima parte del suo intervento riguardo al futuro dell'Europa. E se lei ha notato che l'Europa ha perso completamente della forza etica morale nei confronti dei propri cittadini, che una gran parte, forse oltre metà dei cittadini europei, soffrono l'Europa unita, e come non soffrirla se disuguaglianze da un giorno all'altro non fanno altro che continuare a crescere, ma le disuguaglianze non dipendono dalla crisi. Questo è fondamentale da sottolineare. Settimana scorsa Unione Europea, capeggiata da Olanda e Belgio, ha proposto di fare sanzioni economiche contro Burundi perché il presidente del Burundi si è presentato scavalcando la Costituzione per la terza volta alle elezioni presidenziali. Noi in Italia ci abbiamo terzo governo non democraticamente eletto. Le Nazioni Unite o la NATO deve bombardarci per questo? Grazie. E poi un'altra cosa le volevo far riflettere sui processi, ma i processi fatti fino adesso sia contro gerarchi nazisti sia contro la guerra, diciamo, nell'ex Jugoslavia, Tribunale Internazionale di Haag, sono i processi puramente politici di autoassoluzione, e che è una cosa scandalosa che in Europa nel 2015 abbiamo ancora dei tribunali politici dove i vincitori si autoassolvono, e poi anche le vittime tedesche e le violenze contro le donne tedesche e quello che hanno subito le pulizie etniche tedesche. Grazie. Grazie. C'è un signore ancora. Dall'ultimissima parte dell'intervento volevo riallacciarmi a proposito di integrazione europea, giustizia, vendetta e anche amnistia, perché recentemente, anche se in maniera provocatoria probabilmente, più non so quanto seria in realtà fino in fondo, la Grecia ha chiesto alla Germania i danni di guerra mai saldati, e quindi anche questo si tratterebbe per la Germania in qualche modo di fare i conti col passato, i conti con un pezzo di passato con cui magari non ha fatto i conti, che riguarda l'occupazione in Grecia o comunque nei Balcani. E però allo stesso tempo questo fare i conti col passato non so quanto favorirebbe l'integrazione europea, perché in questo modo si rimettono due paesi fondamentalmente l'uno contro l'altro, e quindi in questo caso insomma fare i conti col passato conviene farlo mediante la vendetta in qualche modo, ovvero rinfacciandosi a vicenda i debiti, o in questo caso un procedimento di amnistia, diciamo, su scala internazionale potrebbe favorire più e meglio l'integrazione europea? Insomma, una domanda così. Grazie. Direi che sì. Abbiamo. Sì. Ma intanto ringrazio per tutte le domande che sono domande centrali sui punti, sui nervi scoperti di queste questioni. Processo di Norimberga. Allora, sicuramente il processo di Norimberga può essere qualificato
come un processo dei vincitori sui vinti, e quindi in una delle diverse accezioni o sfumature di accezione del termine, un caso di giustizia politica. Il processo sul Giappone, relativo al Giappone, di Tokyo, anche lì una corte militare internazionale, fece uno sforzo maggiore per introdurre quantomeno nel consiglio dei giudici anche esponenti di stati neutrali. Ci fu l'India, e non a caso il giudice indiano espresse anche un parere dissenziente. Cioè, nel caso del processo di Norimberga vi entrarono soltanto in conseguenza anche di un compromesso tra gli alleati, che fin dal corso della guerra si trovavano in dissenso su tante questioni, e soprattutto il dissenso era ovviamente tra le potenze occidentali e l'Unione Sovietica. Fu il frutto di un compromesso che consentì indubbiamente all'Unione Sovietica di celare responsabilità pesanti da parte sua, e di impedire che nel corso del processo si facesse luce o si indagasse su quelli che erano effettivamente crimini di guerra e crimini contro l'umanità che erano stati commessi soprattutto da quella parte. Tuttavia le potenze occidentali fecero il massimo sforzo perché il processo si svolgesse secondo regole di rule of law e di garantismo penale, diciamo, minimo, nella consapevolezza che quanto era avvenuto durante quegli anni era di una gravità e di un'enormità tale da mettere in discussione lo stesso principio penale della irretroattività. E d'altro lato si insistette molto sul fatto che i crimini che venivano processati a Norimberga potevano comunque essere tutti ricondotti a crimini di guerra che già nel diritto internazionale precedente erano oggetto di sanzione di condanna, anche se sanzioni non operative, per l'imperfezione del sistema internazionale. La Società delle Nazioni non aveva funzionato. Oltre a questo, va detto che se andiamo a analizzare il dispositivo poi della sentenza, vediamo come il Tribunale fu sempre molto attento a far sì che laddove veniva chiamato in causa anche il capo di imputazione guerra d'aggressione o crimine contro la pace o crimini contro l'umanità, nella consapevolezza del fatto che queste fattispecie non erano ancora condivise nel diritto internazionale tra le due guerre, anche se tra le due guerre il patto Briand-Kellogg eccetera si era andati già piuttosto avanti nella definizione di questi crimini, ma è inutile nasconderlo che su questo c'erano pareri differenti. Certamente nel mondo anglosassone c'era un notevole largo consenso che non arrivava a includere tutti i vertici militari, come giustamente ha richiamato lei, ma certamente questo consenso non c'era nell'Unione Sovietica e non c'era fra i giuristi nazisti, no? Se prendiamo Carl Schmitt, certamente lui scrisse anche un paio di opere importanti nel dopoguerra per sostenere che in fondo questi non erano crimini per il diritto internazionale allora vigente.
Il tribunale fece però molta attenzione a far sì che le condanne venissero sempre a cadere in connessione con il crimine di guerra, laddove si avevano delle fattispecie più tradizionali, e ripeto, sia nello Statuto di Londra sia durante il processo non si parlò mai di genocidio, perché non solo il concetto era nuovo, perché l'aveva appena coniato in un libro del 1944 Liemkin, ma anche la fattispecie avrebbe creato dei problemi. Soltanto a partire dal 1948 che la categoria è stata introdotta, aprendo poi anche altre problematiche, perché c'è il genocidio, ma il genocidio non include la persecuzione di civili che si schierano contro un governo considerato legittimo e vengono perseguitati quindi per motivi politici. Quello che altri studiosi chiamano democidio, perché non... Cioè le vittime di Stalin in larga misura non possono essere considerate vittime di un genocidio, perché erano russi allo stesso titolo degli altri sovietici, o erano georgiani come Stalin stesso. Si tratta di oppositori politici, eppure in massa vengono deportati nei gulag, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo la Convenzione sul genocidio, proprio per l'opposizione allora dell'Unione Sovietica, non ha incluso questa categoria di vittime di un regime totalitario. Quindi poi i problemi sono rimasti. E lei ha naturalmente ragione nel richiamare il caso dell'Unione Sovietica e dei paesi ex comunisti. Io del resto alla fine della mia esposizione ho ricordato questa asimmetria nell'elaborazione della memoria, che mentre nell'Europa occidentale si è indubbiamente raggiunto un certo livello di consenso, che spero non venga messo in discussione conflitti che adesso hanno origine in altri ambiti, certamente per quanto riguarda i paesi dell'ex mondo sovietico le cose stanno diversamente. Lì continua a valere una brutale realpolitik. Certamente la resa dei conti con il passato la possono fare in modo onesto soltanto regimi che siano autenticamente democratici. Non ci si può aspettare da degli ibridi tra le democrature, come oggi si dice, degli ibridi tra regime democratico e regime autoritario, che da questo punto di vista siano disposti a fare i conti seriamente con il loro passato. Il futuro dell'Europa, la domanda andava naturalmente al di là della questione adesso della elaborazione del proprio passato. È indubbio che l'Europa sta perdendo una parte della sua legittimità. Perché l'Europa fin dalla sua nascita non ha mai goduto di una legittimità democratica diretta, e solo lentamente è venuta rafforzando questo genere di legittimità attraverso le elezioni. Però indubbiamente la legittimità dell'Europa è stata primariamente legata al fatto che quella che prima era soltanto una comunità economica e poi è diventata l'Unione Europea era nata con la funzione di scongiurare la guerra dal continente, quindi a funzioni garanzia di pace, ma poi fondamentalmente per garantire lo sviluppo economico e quindi un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nei vari paesi europei. La legittimità quindi delle istituzioni europee è stata quella che un sociologo tedesco
importante, Arnold Gehlen, avrebbe chiamato una legittimità eudemonistica, cioè volta a garantire maggiore felicità, cioè maggiore benessere, migliorare il welfare dei cittadini europei, creando un mercato comune, promuovendo lo sviluppo economico dell'intero continente, mettendo in moto dei meccanismi che eguagliassero anche le condizioni sociali in Europa. Ed è indubbio che il processo di europeizzazione è andato in questa direzione. La distanza tra i più ricchi e i più poveri, per un lungo tragitto di questo percorso, è diminuita. Gli europei si sono effettivamente avvicinati nelle loro condizioni economiche, sociali, eccetera. Poi la crisi sta di nuovo divaricando. Questa crisi è fondamentalmente una crisi esogena, è la figlia del processo di globalizzazione. Su questo io credo noi non dobbiamo farci delle illusioni. L'Europa è vissuta nel secondo dopoguerra nella condizione fortunata di essere un continente fatto di paesi che non avevano più l'onere di gestire con difficoltà e crescenti resistenze imperi coloniali, come avevano fatto in passato, ma hanno continuato a godere, come per abbrivio, dei vantaggi di quella stagione in cui erano stati padroni del mondo. In una condizione internazionale congelata dall'equilibrio del terrore, in cui bisognava stare fermi e occuparsi possibilmente soltanto dell'economia e del mercato, e quindi l'Europa ha goduto di condizioni di particolare favore. L'Oriente comunista era congelato e quindi non disturbava. L'unico problema è che poteva scoppiare la guerra e allora sarebbe stata la catastrofe nucleare, ma altrimenti non disturbava. Il resto del mondo era ancora impegnato nei sussulti della decolonizzazione, che purtroppo, questa è la realtà di oggi, è finita male. In gran parte dei paesi, e in modo particolare nell'Africa, il processo di decolonizzazione è stato un disastro, e le conseguenze di questo disastro noi adesso le pagheremo sicuramente senza sconti, qualunque sia la politica che l'Europa e l'Occidente metterà in piedi. Saranno costi pesanti, perché il processo è di una dimensione tale che non si mettono le toppe e non si... Ecco. In questa condizione, dove la globalizzazione ha portato sul mercato mondiale dei competitori forti che sui mercati vincono perché non hanno il welfare, perché il costo di lavoro da loro è 10 volte meno che da noi, eccetera, eccetera, l'Europa si è vista contrarre degli spazi di movimento significativi. E in queste condizioni è chiaro che il cittadino europeo, che dall'Europa si attendeva fondamentalmente vantaggi economici, perché era ben consapevole di non avere un diritto politicamente spendibile in Europa, e sapeva che comunque la democrazia continuava a essere un fatto nazionale, si vede anche erosa quella legittimità legata al... e vede al contrario che l'Europa, in questa difficoltà di reggere nella competizione internazionale, sulla base certamente di un progetto che è largamente tedesco e dei paesi nordici, cioè dei paesi che hanno saputo organizzare meglio, attrezzare meglio le loro istituzioni alla competizione mondiale, che ovviamente fanno i loro interessi. È chiaro che fanno i loro interessi, ma io dico sempre, è un po' infantile mettersi a piagnucolare
quando uno a casa propria ha lasciato andare le cose malamente, non ha affrontato per tempo i problemi, ha tollerato una corruzione insostenibile, eccetera, eccetera, e poi mettersi a piagnucolare perché alcuni altri stati in Europa sono stati più bravi, si sono attrezzati a questa sfida della globalizzazione e naturalmente sono stati anche in grado di far passare delle norme che mantengono un certo quadro che è naturalmente anche confacente ai loro interessi nazionali. In questa situazione, tuttavia, è evidente che la Germania, imponendo al sistema economico europeo e all'Unione determinate regole, ha generato un conflitto tra queste istituzioni e il welfare dei paesi membri più deboli, per cui oggi il cittadino italiano europeo, spagnolo europeo, il greco europeo vede che l'Europa non gli dà più quelle assicurazioni che si aspettava perché è entrata in crisi, per giunta con il suo assetto economico, finanziario, industriale, eccetera, sta penalizzando il welfare stesso, perché in base alle regole dell'Europa, per esempio, tu non puoi restituire i soldi ai pensionati, perché sennò si apre una voragine nei conti dello Stato che ci riporta alle condizioni di prima del governo Monti. La situazione è questa, e per questo si spiega benissimo il fatto che oggi ci sia larga disaffezione nei confronti delle istituzioni europee. Si spiega benissimo. Il problema è solo che se noi pensiamo che uscendo dall'Europa tutti questi problemi d'incanto si risolvono, io penso, è un giudizio soggettivo che naturalmente può essere non condiviso, ma io penso che ci verremo a trovare in una situazione di molto peggiore a quella in cui, siamo. Si è ancora detto processi politici di autoassoluzione in relazione. Adesso però farei delle differenze tra Norimberga. Ho detto Norimberga è sicuramente anche è un processo dei vincitori, quindi è giustizia politica, anche se i vincitori si sono sforzati di adottare un paradigma di rule of law e di venire incontro il più possibile ai principi del diritto tradizionale, del diritto ormai consolidato, no? Penale, eccetera. Consapevoli peraltro che era successo qualcosa di nuovo, di inusitato. Cioè, io anche sul principio penale di retroattività sono qui il mio collega che è uno specialista della materia e viene da una scuola sicura fede garantistica, però voglio dire, se nel mondo succedono cose drammaticamente nuove, non è che possiamo poi impiccarci alle norme, restare sempre cioè il diritto evolve, il diritto nel tempo cambia e quindi anche lì poi probabilmente bisogna, ecco, quindi sul divieto di retroattività, ecco, non avrei condiviso la posizione dei giuristi che hanno difeso i nazisti a Norimberga, sarei stato piuttosto dall'altra parte, insomma, penso che il tribunale sia stato abbastanza equilibrato, ma dico, non confondiamo Norimberga per esempio con la Corte Penale Internazionale oggi o i tribunali dell'AIA, che in quanto a standard di garantismo sono andati molto più in là. È vero che rimangono delle situazioni, per esempio gli stati che non hanno sottoscritto lo statuto della Corte Penale Internazionale, e come gli Stati Uniti, come le altre grandi potenze, è chiaro che loro non si fanno processare, quindi questo è sicuramente un vulnus. E tuttavia se vogliamo andare avanti in direzione di un sistema internazionale più ancorato al diritto e non soltanto alla forza e alla violenza, bisogna procedere per passi.
Diritto ne abbiamo sempre di meno, ma in questo caso, adesso riferendosi ai Balcani, a questa, si è cercato insomma di dare delle risposte che tenessero conto anche delle ragioni delle vittime, si è cercato di dare delle risposte. Sul problema ancora dell'integrazione europea aggiungerei solo più questo, perché mi sembra adesso sia tardi, potremmo ancora parlare molto a lungo, sono temi complicatissimi su cui sto naturalmente anche semplificando, fare tutta una serie di specificazioni sarebbe sempre utile, ma dobbiamo anche finire. In Germania, nell'elite, sono stati segni anche di disponibilità, per esempio, sulla questione della Grecia. I greci, a mio giudizio, sono stati piuttosto intemperanti e impropriamente aggressivi nel porre la questione. L'avevano già posta del resto anni fa, facendo anche degli errori, denunciando il furto dell'oro della banca, che poi non era stato così, no? E adesso buttarla così, la Germania ci deve pagare, è stato quantomeno anche strategicamente improvvido. Ma in Germania ci sono state delle voci non sorde, certamente il ministro delle finanze è un falco e su questo non è tanto disposto. La Merkel è un po' più pragmatica, ma per esempio il presidente della Repubblica Gauck ha detto se ne può poi anche parlare. Naturalmente è un tema, ci dobbiamo rendere conto, molto spinoso, perché apre tutta una serie. Anche l'Italia ha un contenzioso con la Germania che la Corte della Giustizia dell'AIA ha, però in sede diplomatica Germania e Italia continuano a negoziare, la Germania forse ci sta dando dei contentini, cioè il monumento ai caduti eccetera, perché c'è il problema dei prigionieri di guerra in Germania che non sono mai stati risarciti. La Germania ha risarcito molto, bisogna dire, nel dopoguerra, ha risarcito molto. E naturalmente in questa fase, a distanza di tanti decenni, riaprire la questione, eccetera, potrebbe essere un boomerang, non solo per le classi politiche in Germania, ma un boomerang europeo, rendiamoci conto. Perché nella situazione in cui oggi anche la Germania si trova, dove la disaffezione nei confronti dell'Unione Europea sta crescendo, perché si rendono conto che l'Europa sta diventando per loro anche sempre di più una palla al piede, una concessione di questo genere, adesso paghiamo i prigionieri di guerra di tutti i paesi, che paghiamo adesso i danni di guerra eccetera, le riparazioni alla Grecia, io temo genererebbe nella società tedesca, nella società tedesca, una reazione non auspicabile, perché anche lì è una democrazia che, ho detto in apertura, ha mostrato la sua solidità e il suo equilibrio, eccetera, eccetera. Ma non illudiamoci che non c'è nessuna democrazia a prova di bomba. Se incominciamo a buttare addosso crisi economica, risentimenti, polemiche, eccetera, eccetera, anche lì gli scenari politici. L'Europa un po' a rischio di una sbandata verso destra in conseguenza delle crisi economiche, in conseguenza delle emergenze adesso relative all'immigrazione, ce l'ha un rischio serio, no? E quindi è necessario molto buonsenso e molta ponderazione prima di fare richieste che evidentemente poi in termini politici non sono sostenibili. Su questo spenderei una parola
anche a difesa della prudenza e della resistenza tedesca. Grazie, grazie al professor Portinaro, grazie a voi per la vostra partecipazione. Si chiude il ciclo Germanica, riferirò al professor Cavalli di questa ultima sessione con la lucidità e la generosità del professor Portinaro. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.